Marco Rossato, 44enne velista con disabilità motoria, istruttore con una ventennale esperienza agonistica alle spalle, è partito da Venezia con il suo trimarano Elianto, senza barriere architettoniche, per toccare in solitaria ben 63 tappe, circumnavigando le coste italiane. Allora, l'arrivo finale è previsto a Genova il 22 di settembre all'interno del Salone Nautico di Genova. E lì si concluderà questo primo periplo in solitaria da parte di una persona con disabilità motoria come quella che è la mia. Ha preso così il via la prima fase del suo progetto, che ha tre obiettivi principali: rilevare e verificare l'accessibilità dei porti per lustrare la possibilità di conseguire la patente nautica senza limiti e contribuire a diffondere capillarmente i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La città di Viareggio ha accolto giovedì a Palazzo Comunale Sala Matteo Valenti il velista disabile, giunto in barca da Livorno dopo una lunga navigazione in compagnia del suo cane. La tappa viareggina è stata l'occasione per fare il punto su una città che in campo di accessibilità sa già dare il buon esempio. A ricevere lo skipper disabile, il vice sindaco Alberici, oltre al comandante del porto Giovanni Calvelli. È un messaggio importante che lui vuole manifestare attraverso questa sua impresa, che compie in solitaria su un trimarano con il supporto della Guardia Costiera, perché il Comando Generale è dall'inizio della sua missione, della sua impresa, che ci ha indicato a tutte le capitanie di porto di fornirgli un supporto. Ed è un messaggio importante di accessibilità, quindi incentivare e sensibilizzare le amministrazioni che gestiscono i porti sull'accessibilità delle banchine anche, e di trovare degli aggiustamenti per l'accessibilità anche a atleti o a persone con disabilità motorie, e dell'inclusione.